Francesco Ruocco, capitano del Positano, una sconfitta nello scontro diretto col Barano, si complica il cammino anche se il campionato è lungo. No, vabbè, noi sappiamo che il nostro cammino è ancora lungo, di certo anche se fosse arrivata la vittoria oggi non potevamo comunque abbassare i ritmi perché il campionato è ancora lungo. Purtroppo i passi falsi ci sono, sono arrivati alcuni ragazzi nuovi a darci una mano e sicuramente nelle prossime giornate faremo risultato perché è un gruppo di ragazzi fantastici dove ci mettiamo tanto impegno, però siamo stati un po' sfortunati in vari episodi e purtroppo va così. Ci sono le prossime giornate dove daremo sicuro il 100% e si spera che i 3 punti arriveranno. Siete andati in vantaggio e poi l'avete persa 3-2. Cosa è successo, soprattutto nel secondo tempo? Sì, siamo andati in vantaggio, è arrivato il gol allo scadere del primo tempo, diciamo, non ci voleva, era meglio se fosse finito 1-0 il primo tempo. Poi, gli episodi cambiano le partite da una parte o dall'altra perché rientri il secondo tempo. Un calcio di rigore subito così, diciamo, ti destabilizza un po', 2-1. Poi sappiamo che il calcio quando ti sbilanci e provi a recuperare le partite, il rischio di prenderne un altro c'è. È successo questo e poi abbiamo fatto il 3-2, però purtroppo mancavano troppi pochi minuti, altrimenti sicuramente saremmo riusciti a ribaltarla. Ritorna in campo la prossima partita che ha scontato la squalifica. Sì, ritorno la prossima e spero di dare una mano ai miei compagni e sicuramente daremo il 100% a tutti.